Ciao Nicke, bentornati su Euro Truck Simulator 2, raga. Da un pochetto che non ci facciamo un viaggio e quindi direi proprio che sia arrivato il momento. L'ho fatto. Ah, ho tolto l'audio. Ok, abbasso un po' il volume del gioco, raga, altrimenti mi spacca i timpani. Allora, mi sono segnato il luogo dove andiamo a ritirare praticamente il nostro rimorchio. Sì, la mappa ce lo indica. Non è, ragazzi, un viaggio molto lungo, perché praticamente ho visto che abbiamo moltissimi soldi e sono indeciso. Vorrei cambiare camion e sono praticamente indeciso, quindi facciamo un viaggio corto in modo tale che voi nei commenti mi scrivete quale camion dovrei comprare per i successivi gameplay, insomma, no? Quindi, raga, datemi un'idea, ditemi un po' voi. Aspetta, qua fanno le multe, vero? Sì. Ok, qual è quello giusto? Eccolo là. Ok. Ok, quindi mi pare che dobbiamo prendere il traghetto per andare a Irt lì, come cavolo si chiama, insomma. Ok, quindi pigliamo il traghetto e iniziamo sto viaggio. Allora, è l'unico posto, vai. Perfetto. Ok, allora cominciamo a farci questi chilometri che devono portarci in Inghilterra, quindi dobbiamo andare a prendere un altro traghetto che ci porterà poi in Inghilterra. Gira, gira per di qua. Ok, Danimarca. Procediamo, ragazzi, spediti con questo viaggio. Quindi all'inizio ho scelto un'altra destinazione. Ho scelto, diciamo, l'Alta Germania, insomma, no? E invece non l'ho più trovato quel lavoro. Dobbiamo a sto punto fare un altro lavoro che ci porta in Inghilterra. Non mi piace moltissimo andare in Inghilterra, visto che c'è la guida a sinistra, e quindi non mi piace molto, ma è l'unico viaggio non troppo lungo, perché appunto, come vi dicevo all'inizio, voglio cambiare il camion per nei prossimi gameplay. E quindi voi mi dovete dire quale camion dovrei comprare. Autovelox ce n'è? Pare di no. E allora possiamo viaggiare tranquillamente per il momento. Guarda come si vede le pale che girano. Mamma mia, ragazzi, bellissimo. Che? Pensavo ho pigliato la multa. Dico, mi distraggo due secondi e piglio la multa. Meno male, pare di no. Credo che era un qualche pagamento. Comunque, voglio dire, abbiamo mezzo milione di euro messo da... Che cavolo era quel coso? C'era un coso messo a bordo strada? Pensavo era un autovelox, ma di la verità sembrava più un... assomigliava parecchio a un semaforo. Era molto simile al semaforo, però mi ha fatto spaventare.
Eccolo un altro. Che cavolo è? Fa paura quel coso. Ok, dobbiamo andare a sinistra. Oh, qua ci stanno altri, come cavolo si chiamano, me ne sono dimenticato, pale eoliche, diciamo, generatori eolici. Qua il vento lo sfruttano, noi a sud Italia dovremmo sfruttare di più invece pannelli solari, no? Soprattutto visto che si può dire che fino a fine dicembre, ragazzi, c'era un sole che io mi mettevo fuori, diciamo, nel balcone, il sole mi bruciava la schiena. Cioè, ma un caldo a fine dicembre, non solo fine dicembre, si può dire tutto dicembre, ma anche novembre. C'è stato, ragazzi, un sole forte, un cielo così limpido. Ma una cosa, ragazzi, incredibile. Ora invece il tempo è cambiato, è più nuvoloso, piove un po', diciamo che mi dispiace un pochettino, perché preferisco parecchio il cielo sereno. Non mi piace molto quando piove, non per il fatto che piove, più che altro ho paura dei tuoni, dei lampi, paura insomma che mi spacca il PC. Questo tipo di paura qua. Difatti adesso dovrei comprarmi un gruppo di continuità. Penso di comprarmi un gruppo di continuità, perché alle volte la corrente va via, alle volte senza motivo, parecchie volte senza motivo. Un attimino mi fermo che faccio il pieno, perché non so quando ci rifermiamo. E quindi insomma compro sto gruppo di continuità, che non è il gruppo elettrogeno, quello è un'altra cosa. Abbiamo 510.000 euro, quindi l'ultima volta che abbiamo sentito quel suono erano circa 10.000 euro che arrivavano in cassa. E quindi il gruppo di continuità mi devo comprare, che praticamente serve, sto coso serve che nel caso se ne va via la corrente, lui dà corrente al PC e anche ai monitor, in base a quello che ci attacchi, insomma dà corrente lui per un paio di minuti, giusto il tempo che eventualmente uno spegne il computer, oppure se la corrente va via per dire 5 secondi, anche se la corrente va via e poi torna, io non ho problemi, il PC non si è spento e non succedono danni, no? Quindi insomma sto coso lo devo comprare, perché l'anno scorso durante l'inverno la corrente andava via ma almeno 2-3 volte al mese, cioè una cosa che ti scoccia parecchio e può anche causare danni, no? E quindi mi sa che lo piglio, dovrebbe costare più o meno un 100 euro, però ho pensato sicuramente una cosa parecchio utile, comoda. E ci sta, ci vuole, meglio 100 euro oggi che magari se ti va male, se rompe il computer ci vogliono 600-700 euro per dire, no? Anche perché se si dovesse rompere il mio PC non avrei voglia di comprare pezzi economici, cioè ridurmi ad avere un computer poi più scarso di quello attuale non mi conviene neanche, no? E quindi è questa la situazione. E niente. Ma vediamo, questi giorni penso che lo compro. Poi c'era un'altra cosa, ma la sono dimenticata, volevo dirla, ma boh. Un attimo che devo passare. Mettiamo il coso qua, il pilota automatico. E quindi niente, sto coso devo comprare. Poi cos'altro c'era? Ah sì, adesso mi sono ricordato. Mio padre mi ha detto che ha visto
che qua vicino stanno scavando, vicino a casa mia, stanno scavando e praticamente ci stavano dei furgoncini della Tiscali. Quindi probabilmente la Tiscali starà portando i suoi cani. No, è una cosa parecchio bella, devo dire, perché a sto punto, voi lo sapete, no? Ormai è da un anno che io uso connessioni via cellulare, no? Non ho la DSL da un anno perché avevo la Telecom, ma la Telecom aveva seri problemi e non era per niente buona e l'ho tolta. Quindi praticamente da un anno sto con... Da un anno sto con connessione cellulare, però diciamo che quest'anno so che la Telecom dovrebbe mettere la 20 mega nel mio paesino. Ora, visto che ci sta anche Tiscali, a quanto pare, ovviamente se stanno scavando c'è scritto nei furgoncini Tiscali e mio padre dice ci stanno a mettere i cavi, a sto punto mi pare ovvio che stanno portando la DSL, non dico fibra perché voglio dire siamo un paesino, un paese che ha meno di 10.000 abitanti, quindi mi pare difficile che te portano la fibra qua, a malapena ci sta a Catania, figurati se te la portano, se te la portano in un paese così, no? Però non lo so, penso magari staranno portando la loro 20 mega, è interessante. So che anche Telecom deve portare la 20 mega entro 4 mesi, perché prima c'era la 7 mega, però a me mi ha dato problemi, praticamente l'ho tolta e anche se volessi rimettere attualmente la 7 mega è impossibile perché la Telecom non accetta nuovi abbonamenti fino a quando non fanno questo aggiornamento alla 20 mega, quindi praticamente devo aspettare a forza sti 20 mega, non c'è storia, non posso far niente, per ora devo continuare così, praticamente da un anno che non gioco in multiplayer perché è praticamente impossibile con la connessione cellulare, il ping pare buono, però in realtà comunque è un ping schifoso, è tutto schifoso, non va bene. Non va per niente, oramai praticamente è più da un anno che ho chiuso i ponti su tutto quello che riguarda il multiplayer, da un anno che oramai non ci sto più dietro perché non mi ci trovo bene, è troppo uno schifo, insomma, quando è una cosa uno schifo a me mi passa la voglia, perché se una cosa a me non va bene non mi piace. C'era un tizio in bicicletta, più di uno, e quindi è interessante che c'è sta storia qua, che stanno a passare i cavi, quantomeno sapete com'è, no? Se c'è la concorrenza la Telecom si dà una mossa, no? Anche questo è vero, perché finché c'è solo Telecom in questo paese è chiaro che se ne fregano e uno deve stare come dicono loro, ma se poi magari ci sta l'autovelox. Doveva essere quello coso. Comunque, insomma, se praticamente adesso mettono anche Tiscali, probabilmente a sto punto, con la concorrenza, magari la cosa diventa più interessante per i clienti, no? Speriamo che è così. Allora, almeno ho avuto qualcosa di che parlare, perché ogni volta che gioco a sto gioco, comunque... Non mi va di stare troppo tempo zitto, so che molti magari dicono nì che parli troppo, vabbè. E che fa? Ci metto solo la faccia e non parlo. Ovviamente quando io gioco devo parlare, altrimenti, perché diciamo che la maggior parte delle persone dicono seguono lo youtuber e non tanto il gioco, ma ovviamente se la gente segue anche il gioco, perché altrimenti la gente non mi dice gioca a questo, gioca a quello, ovviamente, no? Dammi un attimo di tempo, ma comunque a me mi pare giusto che uno parla, no? Però ovviamente qualche argomento ci vuole, però sono un tipo che poi è arrivato nel momento non mi viene l'argomento, vedi che trovo anche le rime quando uno non le vuole, ma quando le vuoi non arrivano. Ah, a che punto siamo? Ancora dobbiamo pigliare sto benedetto traghetto e qua.
E qua ancora non si è visto niente. C'è ancora parecchia strada, mi sa. Sto anche guidando tutto sommato bene, ok, un po' fuori limiti di velocità, però questa volta sto anche guidando un pochettino meglio dell'altra. Cioè, nel senso che la gente dice, ah, Nick, ma te non rispetti, insomma, le leggi, diciamo, quelle reali. Vabbè, quando gioco uno gioca un po' come gli pare, no? È come quando uno gioca a GTA, dice, uno ti viene a dire, ah, ma tu ammazzi le persone. Vabbè, ma mica ho ammazzato persone vere. Quindi alla fine è quello, no? Allora che fa uno? Perché sei in una città e un gioco come quello, che fai? Segui le regole e non giochi il gioco al 100% delle possibilità. Quindi 100% delle possibilità vuol dire anche fare cose che nel mondo reale sarebbero contro, ma nel gioco non c'è nessuno che ti dice che è vietato fare certe cose, insomma. Oltretutto siamo stati fortunati, non c'avevo granché, diciamo, auto e camion davanti, invece stavolta sì. No, no, il verde, cammina, cammina! In tempo! Giusto in tempo! Giusto in tempo col giallo, perché appena lasci l'acceleratore e lo rischiacci, prima che questo capisce che stai accelerando ci vuole un po' di tempo. Ok ragazzi, siamo quantomeno arrivati al porto. Ci siamo. Adesso pigliamo il traghetto che ci porta in Inghilterra. Inghilterra a destra. Allora, dov'è che sta sto coso da pia? Ma dov'è? Ah, qua, là, eccolo là. Ma non è che ci stanno multe qua, vero? Eccomi qua, mi metto in fila. Piano. E più avanti devi fermare. Ok, possiamo riprendere. Si era un attimino fermata la registrazione. Meno male che me ne sono accorto. C'è una questione. Meno male, giusto 2 secondi dopo che si è chiusa la registrazione, ho detto, ma perché si è fermato di registrare? Oh, oddio, vero, si guida a sinistra qua. Io stavo andando a sbattere contro. Me ne ero dimenticato. Stavo a dire, ma che fa questo? È contromano. Oppure aspetta, pensavo che sai, senso unico che sto combinando, dico dove sto andando? Meno male, giusto in tempo. Quindi ragazzi, eccoci arrivati in Inghilterra. Ok, non devo sbagliare perché io qua non ci sono molto abituato. Già ci sta l'autovelox, è molto interessante. Oh, dai, G-Way, 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 dai, G-Way. Tutti di qua devono andare. Ok, ti prego non salirmi addosso. Dove cavolo è sta autocoso qua? Velocità massima 80. Vabbè, segna 50, ma noi dobbiamo considerare i chilometri orari. Ok, in chilometri orari sono 80 di velocità massima. Quindi andiamo fino alla velocità che dice lui. Di verità sto andando anche più veloce forse. Qua dice 60 ed è sempre 80, boh. Mi fa paura guidare in Inghilterra. Almeno avessi avuto il volante a destra, cioè, mi trovavo meglio, no? Invece col volante a sinistra non vedo niente di quello che succede alla mia destra. Vabbè, proseguiamo ragazzi, c'è qualche chilometro da dover fare, ma credo di essere già fuori col tempo massimo di questo video, quindi è ovvio che farò qualche taglietto, come già penso avete magari visto.
già diciamo mi faccio l'idea di quello che sarà il video, di dove taglio e dove no. Giustamente, no? Oramai uno youtuber che sta da 3 anni su YouTube, più o meno, se lo fa il conto di come deve fare le cose, no? Bene, 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 ragazzi, siamo quasi arrivati. Ancora qualche chilometro e ci siamo. Quindi, ragazzi, come vi dicevo, mi raccomando, se avete un'idea sul prossimo camion che potrei comprare, che so, magari anche solo la marca, perché comunque neanche io mi ricordo nome per nome ogni camion, cioè non è che è così facile. Quindi, insomma, se avete più o meno una marca, dite pure. Dov'è che devo andare qua? Ok, dobbiamo scendere di qua. Ok, piano piano. Ok, come sempre guidare a sinistra mi fa paura. Che non vedo mai cosa c'è alla mia destra, magari qualcuno che mi sorpassa. Finché mi mantengo nella mia corsia non ci sono problemi. Dai, oramai siamo quasi arrivati e non vorrei portarmi sfortuna. Non abbiamo beccato neanche una multa, neanche un incidente, quindi mi raccomando, voglio completare questo gameplay nel migliore dei modi. Liverpool, esplorato. Dai, Quanto cavolo di macchine passano. Siamo quasi, raga, siamo quasi arrivati a destinazione. Ma dove cavolo è? Qua a sinistra. Ammazza come gira. Adesso a destra. Entro piano, mi vanno a mettere sto coso. Ok, e qua mo non è che è tanto facile. Per niente. Non sto a capire niente. Troppo complicato, troppo stretto. È troppo stretto, viene proprio male, non si vede niente. No, dall'altra parte. Nudge. Ci rinuncio, raga. Facciamo il parcheggio quello. Ah, beh, almeno vedo, ho sbloccato un archivement. Questa è la prima volta che lascio al gioco parcheggiare.
Penalità per danneggiamento? E quando? Non mi ricordo niente. Non ho beccato nessuna auto. Boh. Vabbè, raga, non lo so. Comunque, concludiamo qui, ragazzi. Quindi vi dicevo, se avete qualche consiglio riguardo a un nuovo camion da comprare, ditemi voi. Come vedete, abbiamo 567.000 euro. E i camion, non mi ricordo neanche dov'è che si comprano. Non ne ho la più pallida idea, non mi ricordo neanche questo. Foto, abilità, rivenditori, ecco qua. E insomma, queste sono le marche, raga. Ditemi un po' voi quale potremmo comprare. Quindi, ragazzi, io vi saluto. Spero che questo che mi sia piaciuto. Mi raccomando, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel pollicione in su se vi va. Ci becchiamo presto, ragazzi. Ciao!